Grazie Presidente. Allora, questa proposta veramente è il frutto di un lavoro condiviso molto importante, portato avanti per mesi, forse anche di più, insomma più di un anno, dal lavoro congiunto di due commissioni. È stato detto, ma io lo ribadisco, perché è un modus operandi che ci rappresenta moltissimo, che rappresenta molto questa maggioranza, perché noi vogliamo vedere la collaborazione che noi per primi mettiamo in atto nel lavoro che portiamo avanti. È ciò che vorremmo vedere negli uffici, è ciò che vorremmo vedere nei dipartimenti, è ciò che a volte vediamo meno, però vogliamo vedere anche tra gli assessorati. E questo lavoro ci ha visto uniti sin dall'inizio, in tutto il percorso, compreso l'analisi anche degli emendamenti che sono stati portati. Quindi il lavoro che abbiamo svolto, molto accurato, è stato condiviso non solo come presidenti, dalle presidenti appunto di patrimonio e politiche abitative e urbanistica, ma proprio dalle commissioni all'interno delle quali, si sa, c'è maggioranza e ci sono rappresentate tutte le opposizioni che così hanno modo di dare il loro contributo. Contributo che è stato chiaramente ascoltato, a volte sicuramente così apprezzato da essere stato inserito anche all'interno degli emendamenti che abbiamo portato in aula, che sono il frutto poi di ragionamenti che si sono seguiti nel tempo, negli incontri delle commissioni, proprio perché è un tema che non era stato esplorato. E quindi si è chiesta anche una certa collaborazione agli uffici e agli assessorati, proprio perché si doveva riflettere su una tematica che non era mai stata portata avanti dall'amministrazione. Quando si parla delle politiche abitative spesso si pensa alle case popolari e all'emergenza abitativa, e questi sono due aspetti chiaramente che rappresentano il focus centrale del Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale. Tuttavia ci sono una serie di altri soggetti che non sono mai stati presi veramente in considerazione né dall'amministrazione capitolina, proprio perché certi controlli sono mancati negli anni, ma in generale un po' dalle politiche abitative a tutti i livelli, non solo capitolini, regionali, eccetera. In questo ambito, che è l'housing sociale, invece si pone proprio l'attenzione a dei nuclei che non sono in emergenza abitativa, ma sono fragili ugualmente, cioè sono quei nuclei che non potrebbero pagare un affitto a prezzo di mercato, o che, anche se insomma potendolo fare, arriverebbero, diciamo, un po' con l'acqua alla gola a fine mese, quindi a correre sempre il rischio di cadere poi in emergenza abitativa. L'ambito dell'housing sociale è molto importante, perché stiamo parlando di rapporti che privati hanno con altri privati. Cioè, è vero che l'housing sociale può essere pubblica e quindi di enti pubblici, anche del Comune di Roma, ma in particolar modo si parla di immobili che sono privati, che vengono dati in locazione a soggetti privati. Quindi questo è determinante nell'amministrazione, nella gestione delle politiche abitative dell'amministrazione, perché in questo caso l'amministrazione non deve ricorrere a cercare delle case, a prenderle in fitto passivo, a una serie di operazioni che sono molto difficili e complicate da portare avanti, perché coinvolgono più strutture, perché coinvolgono il bilancio di Roma Capitale, eccetera. In questo caso si norma, e il Comune deve fare garante, controllore, di rapporti tra privati. È importantissimo, perché per la prima volta soggetti privati che affittano possono contribuire, chiaramente avendo in cambio così della moneta urbanistica in questo caso, però possono contribuire a far sì che l'emergenza abitativa in una città quale Roma Capitale, dove questa è presente in maniera massiva, possa essere in qualche modo contrastata, alcuni soggetti possano evitare di arrivare all'emergenza abitativa proprio grazie al fatto che pagano dei canoni che sono calmierati e consentono loro una vita, diciamo, più serena dal punto di vista economico, proprio perché sono soggetti tipo nuclei monoparentali, sono soggetti che hanno, diciamo, all'interno anche dei componenti familiari con disabilità, o anziani, studenti, lavoratori fuori sede, insomma dei soggetti che effettivamente possono vivere meglio la nostra capitale se tutelati attraverso dei canoni calmierati.
Quindi noi ci siamo posti il problema appunto di non delocalizzare, proprio perché vogliamo che i nuclei che vivono l'housing sociale siano anche all'interno del centro della città, all'interno del centro di Roma, e quindi non ci sembrava giusto che gli imprenditori che utilizzano l'housing sociale anche proprio come premialità urbanistica poi costruiscano in centro e delocalizzino l'housing sociale a soggetti appunto che utilizzano il canone calmierato in periferia, perché noi riteniamo che tutti debbano vivere la città e questo sia un modo per determinare politicamente anche la dislocazione dei vari nuclei all'interno della città, una contaminazione, una sorta di possibilità di creare un'eterogeneità a livello sociale, culturale, eccetera. Quindi questo è un aspetto che, diciamo, per noi è stato molto importante, perché è un aspetto politico che ci rappresenta molto. L'altro aspetto appunto è la monetizzazione. A volte capita che al posto delle case il privato che costruisce paghi l'amministrazione. Ma diciamo, noi abbiamo riflettuto sul fatto che per noi sono più importanti le case da dare appunto a questi soggetti, perché è più importante far sì che questa amministrazione contrasti l'emergenza abitativa, e per fare questo ha necessità di forze che non siano solo interne all'amministrazione stessa. A questo punto ci arriva in forza anche l'housing sociale dei soggetti privati. Per fare tutto questo sicuramente andava costruita una filiera di competenze. Questa delibera in parte è frutto di un lavoro che già le ha create, in parte darà impulso proprio alla creazione invece di quelle che restano, di quelle che mancano, perché si arriva dall'urbanistica, cioè da un tema molto urbanistico, appunto legato al piano casa, alle convenzioni urbanistiche, però poi si deve proseguire ed arrivare verso le politiche abitative, cioè il controllo dei contratti, l'escussione appunto casomai delle fideiussioni. Ci sono molte tipologie differenti di di possibilità di addirittura arrivare a prendere l'immobile qualora il privato continuasse a comportarsi in maniera non lecita, quindi non rispetti il regolamento regionale che è appunto il 18 del 2012. Quindi le possibilità sono molte, l'amministrazione deve contribuire anche a promuovere sul territorio le locazioni che verranno effettuate, che il privato propone a canone calmierato, dovrà promuoverle, perché chiaramente in questo modo la trasparenza aumenterà e le possibilità di accesso a tutti allo stesso modo si amplieranno. Quindi per noi è un percorso veramente importante quello fatto. Oggi chiaramente non termina qua con l'approvazione di questa delibera, ma siamo fieri del fatto che questa proposta dà delle indicazioni politiche molto precise e avvia un percorso che continueremo a monitorare, a portare in commissione e che vogliamo vedere realizzato su Roma. Grazie.